Vitica Open Day, un'intera giornata dedicata alle eccellenze del territorio per quanto riguarda naturalmente il vino. Presidente, un settore che bisogna sostenere? Certamente un settore che va sostenuto, quello del vino, perché c'è questo binomio fortissimo di prodotti e territori. Noi vediamo la nostra esperienza, il nostro osservatorio, che è l'osservatorio il più importante osservatorio dell'economia provinciale, evidentemente ci racconta che ogni volta che abbiniamo i prodotti al territorio abbiamo un effetto moltiplicatore. È evidente che il vino è il primo ambasciatore del territorio. Di fatto quest'anno Vitica fa la seconda edizione, anche se probabilmente la prima, perché l'anno scorso era l'anno zero dell'Open Day, quest'anno è la seconda edizione. È un momento di crescita per il nostro vitivinicolo, lo vediamo anche nella rappresentazione che riusciamo ad avere nelle fiere, nei momenti internazionali. Siamo reduci dal Merano Wine Festival come Camera di Commercio, dove addirittura all'interno della guida Vini Buoni d'Italia del Touring Club è stato istituito un premio che è il premio per i vini di terra di lavoro, quindi un risultato importante, ma così come il Vinitaly e altri momenti nazionali e internazionali che ragionano del territorio. D'altronde va detto anche che il nostro è un territorio che sta avendo un riscatto dal punto di vista della viticoltura. Era la Cenerentola, la provincia di terra di lavoro, rispetto alle consorelle della Campania, eppure aveva i vitigni più importanti, dal Falerno del Massico alla Sprinio d'Aversa, al Pallagrello, al Casavecchia, passando per tutti gli altri nostri vini che sono eccezionali. Falerno è il primo vino dell'antichità, Pallagrello il vino dei Borbone, così l'Asprino su questo modello di vite maritate, il modello di coltivazione etrusca. È evidente che è un momento importante, è un momento che può dare anche delle soddisfazioni. Si è investito, vediamo i numeri che crescono di questo prodotto in provincia di Caserta, aumenta l'export, quindi questa attività di vitica del nostro consorzio, che è sempre più dinamico, è un'ottima attività che pone al centro del nostro territorio i vitigni in un percorso di crescita. Una straordinaria occasione per la nostra città, mettere insieme la grande enoteca provinciale della Camera di Commercio, Vitica, i grandi viticoltori del territorio, le grandi eccellenze del territorio, ma soprattutto una sinergia istituzionale, Camera di Commercio, Comune, Vitica, che si mettono insieme per un Open Day, per un'apertura dei grandi vini casertani. Come questi grandi vini possono essere insieme alla grande filiera dei beni culturali e alle eccellenze del territorio. Noi ci siamo come rete istituzionale, vogliamo costruire un modello Caserta che anche sui vini mette in campo una proposta e mette straordinarie eccellenze nella disponibilità dei casertani. Diciamo il bilancio è stato positivo, avendo esperienza diciamo anche al di fuori del mondo strettamente campano, quindi avendo riscontrato diciamo anche a manifestazioni simili nel resto d'Italia, ammetto che comunque un esperimento del genere, una manifestazione del genere è per me fondamentale per il territorio casertano, perché consente di toccare con mano, attraverso il calice, attraverso le degustazioni che abbiamo effettuato, tutte rigorosamente alla cieca e con un confronto costruttivo con i produttori, consente veramente di cogliere tutte le sfumature del territorio, anche per chi magari non l'ha vissuto strettamente da vicino. Quindi diciamo buona la prima, sicuramente una manifestazione da ripetere e da rafforzare anche sia come numero di aziende partecipanti e come diciamo complessità e come organizzazioni di masterclass come quella che sta per iniziare. Le aziende della provincia di Caserta, una valutazione? Allora, il livello si sta alzando sempre di più, fortunatamente diciamo la provincia di Caserta non è più una comparsa ma vuole diventare protagonista della regione, ma anche a livello italiano, proponendo le proprie caratteristiche, proponendo le proprie eccellenze nel mondo del vino, che comunque è molto competitivo e che sicuramente non aspetta nessuno. Questo è un territorio ricco di storia, ma con la storia diciamo dobbiamo accompagnare la storia con i fatti, e i fatti fortunatamente
vanno in quella direzione e stanno dando ragione alle aziende casertane. È stata un'esperienza molto interessante che abbiamo seguito con molto interesse. C'è molto da lavorare, però questo Open Day e il lavoro che sta facendo il consorzio e le aziende che si sono unite è quello giusto, va nella direzione giusta, ovvero quello di unirsi per fare insieme sistema e cercare di emergere nell'interezza del territorio, quindi non come singoli. Un gruppo di aziende, di persone che vuole lavorare sodo, che ha le possibilità, perché qui c'è un territorio sotto, ci sono delle produzioni di eccellenza che hanno soltanto bisogno di essere comunicate nel migliore dei modi. Le aziende della provincia di Caserta, aziende che mirano ad uno sviluppo sempre maggiore, ma soprattutto quello che è importante anche aprire ai giovani. Questo si può? Si può, si deve, in questi anni qui in campagna assistiamo comunque a un cambio generazionale, quindi ci sono le nuove generazioni che si affacciano e sempre con più piacere tornano alla terra e ad occuparsi di agricoltura. Questo è un segnale positivo che deve essere colto, un segnale da cui partire per un impegno sempre maggiore negli anni a venire. Vitica Open Day, si conclude qui la terza tappa di questo importante percorso, Sorsi e risorsi storici. Ecco, un commento di come sono andate queste iniziative. Allora, le tre giornate dedicate a questa denominazione raggruppata sotto il consorzio Vitica hanno, diciamo, evidenziato bei progressi. La prima giornata a Galluccio non è stata così eclatante, la seconda al Falerno è andata un po' così così, ci sono state un po' di defezioni dal punto di vista. La terza invece ieri c'è stata grossa affluenza di produttori e di vini e questa è stata una bella cosa perché la gente comincia a partecipare con più convinzione. E posso dire che ormai da 15 anni io frequento queste zone e c'è stato un grosso miglioramento qualitativo, una grossa crescita e ultimamente vedo un altro aspetto molto positivo è stato la presa di coscienza e la consapevolezza di dover fare meglio e per farlo sono convinti di dover fare sinergia. Questo è importante. E i giovani? I giovani sono molto bravi, molto entusiasti e vogliono governare tutto il processo, non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma si avvicinano e spesso anche con umiltà e con coraggio. Due cose che sono indispensabili. Preparati, formati? Molti sì, molti sono preparati proprio nel campo specifico, sono enologi o agronomi e questo porterà sicuramente un grosso impulso alle attività sia di famiglia sia del gruppo, del consorzio. Intanto ci ha raggiunto Pietro Iadicicco, un'iniziativa molto bella, molto importante che mette in risalto quelle che sono le caratteristiche, le eccezionalità di questo settore. Sì, assolutamente. Noi siamo sempre vicini a chi promuove il nostro territorio. Chiaramente noi ci occupiamo di promozioni in quanto AIS, Associazione Italiana Sommelier, nelle figure appunto dei degustatori ufficiali. Infatti proprio oggi nella giornata dell'Open Day di Vitica saremo qui a condurre le tre masterclass che ci porteranno su tutto il nostro territorio. In primis Galluccio e GT Rocca Monfina, poi Falerno del Massico e Aversa Asprinia DOP e poi l'IGT del Volturno e per finire il Casavecchia di Ponteradone DOP. Sono tutte e tre tutte le rappresentanze delle denominazioni sono tutte rappresentate in queste tre masterclass e fanno parte del nostro territorio, di tutta la provincia di Caserta. Noi siamo felici di rappresentarle perché è il nostro primo lavoro, quello di promuovere sul territorio i nostri vini casertani. E siamo finalmente con il presidente del Consorzio Vitica, oggi l'Open Day che ha visto un numeroso pubblico di estimatori ma anche curiosi. Allora, tiriamo le somme di questa giornata. Grande soddisfazione per vari punti di vista, no? Da vari punti di vista, perché
Prima di tutto abbiamo visto che finalmente la gente ci ha ascoltato e quindi c'è stato il pubblico, anche dei passanti che stamattina hanno veramente arricchito la nostra sede dell'Enoteca Provinciale con le loro degustazioni. E poi abbiamo avuto finalmente anche la conclusione dell'ultima tappa, quindi abbiamo tracciato un po' quelli che sono stati le conclusioni fondamentali delle tre tappe che abbiamo avuto. E la notizia positiva è che c'è tanto materiale su cui noi possiamo lavorare, quindi siamo veramente non solo soddisfatti ma anche incoraggiati ad andare avanti, perché come ha detto anche il Presidente della Camera di Commercio Tommaso De Simone, che è stato con noi nella cerimonia di chiusura, diciamo, un po' di questa manifestazione, noi abbiamo i fondamentali. Però non ci dobbiamo abbandonare un po' sugli allori, no? Dobbiamo soltanto pensare che ci sono le condizioni adesso per fare ancora di più. E quindi siamo riusciti a vedere come tutti i produttori hanno uno spirito di unione che è fondamentale. Abbiamo visto che tutti i vini sono vini di buona qualità, noi dobbiamo andare avanti e dobbiamo utilizzare questa sede bellissima dell'Enoteca Provinciale per fare anche altre manifestazioni e quindi avvicinare ancora di più il pubblico di Caserta, ma anche tutti i produttori a lavorare su delle iniziative insieme per andare fuori dal nostro territorio, per farci conoscere più in Italia, più all'estero, e questo ovviamente è quello che tutti quanti ci aspettiamo e che ci apprendiamo a fare. Quindi io voglio dare un appuntamento già fin da adesso, perché ormai non c'è due senza tre, questa è la seconda edizione, ma come ha detto il Presidente De Simone, quella era l'anno zero, perché quella dell'anno scorso l'abbiamo fatta veramente all'ultimo momento. Questo è il primo anno di Open Day Vitica e quindi appuntamento a tutti al secondo anno, quando avremo fatto altre iniziative e potremo dare anche qualche raffronto anche di crescita in numero di soci. Per esempio, noi da quando abbiamo cominciato questo percorso adesso che lo abbiamo finito, noi abbiamo avuto 8 nuove adesioni di aziende al consorzio, e questo secondo me è il risultato più positivo che ci potevamo aspettare. Altri produttori che magari prima guardavano al consorzio come qualche cosa che non capivano bene a cosa poteva servire eccetera, adesso invece si avvicinano e quindi si iscrivono al consorzio. Presidente, ricordiamo anche che c'è un sito. Ah sì, finalmente volevo dire che abbiamo anche un sito, quindi invito tutti ad andare su vitica.it e lì troverete tutte le informazioni dello statuto, di come funziona il consorzio e anche le indicazioni di tutti i soci, quindi ci sarà proprio il rinvio dal sito di Vitica a tutte le cantine che sono nostre consorziate, perché questo è anche un altro modo di farci conoscere meglio, quindi comunicare meglio, non solo attraverso i social ma anche attraverso il nostro sito che ci rappresenta e che rappresenterà un po' tutte le attività che noi adesso metteremo in programma dal prossimo futuro. Allora, grazie al Presidente del Consorzio Vitica, Cesare Avenia, e naturalmente l'appuntamento è all'anno prossimo.